Signori e signori, oggi è una giornata particolare, direbbe il titolo di un film che è fuggirato da Alberto Sordi con Sofia Loren sul lastrico degli edifici popolari vicino alla stazione Termini. È una giornata particolare per il Tribunale, ma soprattutto è una giornata particolare per Ascoli Piceno. Questa celebrazione che l'Ufficio di Presidenza del Tribunale da me istituito ha voluto con molta forza è una celebrazione che non si ferma ma che si proietta verso l'esterno per fecondare con la intensità con cui si vive questa celebrazione per fecondare l'intero territorio. Dal primo giorno che sono arrivato ad Ascoli ho pensato che era ora che il Tribunale di Ascoli si risvegliasse dal torpore e dal letargo. Ho prestato attenzione al richiamo della popolazione alla ricerca di una giustizia motore di sviluppo e una giustizia a servizio del cittadino. Porgo i miei saluti personali, e quelli delle colleghi della Corte d'Appello di Ancona che ho l'onore di rappresentare, al sottosegretario della giustizia, dottor Cosimo Ferri, alle autorità presenti, al presidente Uccella, promotore ed animatore infaticabile, instancabile insieme ai suoi colleghi del Tribunale della lodevole e nobile iniziativa di celebrare il 70° anno della fondazione di questo Tribunale. Perché celebrare il decorso temporale di un ufficio giudiziario come quello di Ascoli, tutto ciò che ne consegue dal punto di vista storico, architettonico, che tu hai poco fa messo in evidenza e che rappresenta anche idealmente, oltre che fisicamente, l'esercizio della giurisdizione, l'impegno quotidiano che hanno avuto coloro i quali hanno concorso all'esercizio della proprietà giudiziaria per questi primi 60 anni. Buongiorno, di dare il benvenuto a tutti i numerosi in questi giorni ospiti che il Presidente Uccella ha saputo così far convenire. Io possiedo le parole di prenderti merito di questa operazione complicata, coraggiosa e meritoria. Insediamento ha voluto considerare il territorio della provincia di Ascoli Piceno come un territorio unico. Ringrazio soprattutto il presidente, ma non posso non dire amico Fulvio Uccella, al quale mi lega un risalentissimo rapporto di stima, di amicizia, ma soprattutto di profonda ammirazione per le sue qualità umane e spirituali. Volevo anch'io salutare tutte le autorità presenti, non sono saluti di circostanza, ma io ringrazio il Presidente per averci dato questa opportunità, alla Fondazione prima, alla famiglia soprattutto. Mi dispiace che oggi mancano mio cognato Franco, ma soprattutto mio marito Torino.
La lapide a un eroe dell'avvocatura e della difesa, come è stato Fulvio Croce. Yeah.